Luis è oggi con Fabav a una masterclass per un evento dedicato alla giornata mondiale della proprietà intellettuale. Quindi celebriamo la creatività in tutti i suoi aspetti, i talenti e i professionisti che lavorano nell'industria del comparto audiovisivo. Perché è così importante tutelare le opere dell'ingegno e quale lavoro c'è dietro la realizzazione di queste opere? Beh, credo per una società moderna e dinamica come quella, non solo italiana ma europea in generale, credo che sia fondamentale difendere la creatività attraverso lo strumento della proprietà intellettuale, perché storicamente la proprietà intellettuale è lo strumento per il tramite del quale si crea progresso culturale per il diritto d'autore e progresso tecnologico per il settore delle invenzioni e dei brevetti, che è vicino a quello del diritto d'autore. È di tutta evidenza che la proprietà intellettuale sfrutta e rafforza i talenti europei e italiani, crea quindi posti di lavoro che resistono agli attacchi, ahimè, della crisi economica, rendono le nostre imprese italiane ed europee più competitive sui mercati mondiali perché si basano sulla qualità, appunto, del talento. Quali sono gli aspetti che oggi caratterizzano maggiormente la distribuzione cinematografica in piena rivoluzione dell'era digitale, quindi nell'era della creatività digitale? Non è facile rispondere perché siamo in un dinamismo che contraddistingue l'intero comparto dell'entertainment, cioè poche altre industrie stanno correndo tanto velocemente quanto il comparto, ovviamente, anche del cinema e in generale, ripeto, dell'entertainment. E le sensazioni che ho è che tutte le industrie che negli anni passati hanno sofferto molto, i giganti del web e la pirateria, stiano rialzando la testa, sviluppando dei business model estremamente aggressivi, molto convincenti, piattaforme che online ormai ci consentono di accedere a una quantità fantastica di arte e di cultura, a dei prezzi sempre più bassi e con delle offerte che variano a seconda delle esigenze. Grande dinamismo, questo dimostra anche la straordinaria forza di queste imprese. Non si arrendono mai e rialzano sempre la testa. Io sto con loro e oggi le festeggiamo e ne sono molto molto lieto. Cosa dirà oggi davanti a una platea di giovani ragazzi della LUIS che si occupano anche di audiovisivo? Cosa dirà oggi il presidente del Comitato Permanente sul Diritto d'Autore in MIBA? Allora, anzitutto una cosa dirò, essendo la più gran parte dei ragazzi di oggi miei studenti, dirò loro: state preparando l'esame, perché l'esame col professor Marzano non è terrificante, perché la materia non è terrificante, è entusiasmante, quindi l'esame non può tradursi in un incubo. Di non mollare, di non arrendersi, di credere in se stessi, di sognare a occhi aperti, stay foolish, perché il tempo poi gli darà ragione.